Allora, riprendiamo l'argomento sulle derivate vedendo questo concetto sulle rette tangenti. Ho preso, giusto per insomma, vedere un esempio, l'esercizio 294 a pagina, scriviamo qua semmai, 294 pagina 239 del vostro libro, che dice, data la curva, insomma, 2x meno 1 fratto x quadro più 3, dice trovare. Vabbè, questo è ciò che ci chiede un gruppo di esercizi. Scrivi l'equazione delle rette tangenti alle seguenti curve, quindi a quella, nei punti a fianco indicato. Il punto qui a fianco indicato è x0 uguale 1. Cioè, ma non è questo il grafico, ma giusto per darvi un'idea di che cosa ci sta chiedendo. Se questa fosse la curva, che ne so, fatta così, ripeto, non è questa qui. E questo è x0, quindi uguale 1, va bene? Ci sta chiedendo di trovare, vedete, in 1, 1 va fino a qua sopra, dice qual è la retta tangente? Questa qui. Va bene? Scusate il pasticcio, pensavo più o meno a questa. Quindi se ci avesse detto che ne so 2, è chiaro che sarebbe stata quest'altra, capito? Cioè non è mai la stessa perché la curva appunto cambia. Ad ogni valore cambia la sua forma, insomma, e quant'altro, e quindi diciamo avremmo dovuto trovare in quel nuovo punto la nuova retta che, tangente che non è la stessa. Chiaramente qui tutto basa la retta tangente, diciamo, cioè, anzi, diciamo meglio, l'equazione di una retta, quindi questo è un richiamo, quindi una retta passante per un punto, diciamo P, di coordinate x0, y0 e con coefficiente angolare m, c'è questa equazione qui, y meno y0 uguale m per x meno x0. Cioè, se noi abbiamo il punto in cui passa e il coefficiente angolare, diciamo, della retta in quel punto, riusciamo a scrivere sempre la retta, che poi nel nostro caso risulterà la retta tangente. Giusto per vedere già ciò che, quindi questo è il richiamo che ci serve, dicevo, giusto per vedere già ciò che dovremo fare. Il punto, abbiamo la scissa, sostituendo la scissa nella curva, qua dentro otterremo l'ordinata perché y di x con 0 è quello che si ottiene sostituendo, vedete, 1 al posto della x. Facciamo già 2 per 1, quindi 2, meno 1 fratto 1 al quadrato, quindi 1 più 3. Fatemi risalire un po'. Quindi questo è y0, di x con 0, cioè riferito alla scissa x con 0. Quindi 2 meno 1, 1 e qua è 4. Quindi il nostro punto è 1, un quarto, ok? Dove ripeto, questo è x0 e questo è y0. E già ci siamo trovati, quindi quando abbiamo la scissa di un punto appartenente ad una qualunque curva, qualunque essa sia, può essere anche una retta, insomma, in generale, qualunque curva algebrica, sostituendo si ottiene la y, quindi al posto della x si mette e si ottiene la y, quindi questo è un passaggio assolutamente semplice. Invece la m, cioè il coefficiente angolare, come si trova? Beh, se vi ricordate proprio le primissime cose che abbiamo detto, che la derivata prima in x con 0, quindi calcolata in x con 0, sarà il coefficiente angolare della retta in quel punto. Quindi questo è il coefficiente angolare della retta passante per p. Riscriviamo di x0, y0, che nel nostro caso abbiamo detto è 1, 1 quarto. Quindi che dobbiamo fare in parole povere? Trovarci la derivata prima, calcolarla in quel punto, no, x con 0 uguale 1, quel valore che ci viene è quello lì, il valore di m. A quel punto vedete l'equazione che ci serve, che è questa qui, y meno 1 quarto ce l'abbiamo uguale m che ci saremmo calcolati da lì, x meno 1. Va bene? Quindi riusciremo a costruire. Fatemi, scusate, riscrivere
l'equazione, se no ogni volta devo risalire sopra la curva x quadro più 3. La derivata prima, vi ricordate, questa è una fratta, no? Com'era la storia? È a denominatore il quadrato, vi ricordate? Quindi, insomma, dove mettiamo dei nomi, almeno vi tornerà più familiare, come fosse un f fratto g. Vi ricordate, sotto era g quadro di x, ovviamente. Sopra che ci devo mettere? F' per g meno g', primo per f. Quindi la derivata del numeratore per il denominatore non derivato. La derivata del numeratore, vedete, di 2x meno 1 è semplicemente 2, 2, non 2x. Quindi sarà 2 che moltiplica il denominatore non derivato meno il numeratore non derivato adesso, quindi lo riscrivo pari pari, per la derivata del denominatore. Quant'è la derivata di x quadro più 3? Quindi primo sarà 2x, perché poi sarebbe 2x più la derivata di 3 che è 0. Quindi per 2x. Andiamo un po' più giù. Quindi abbiamo y' uguale a denominatore sempre questo x quadro più 3, tutto più 3 al quadrato. Andiamo a svolgere queste parentesi, 2x al quadrato più 6 meno, allora facciamo in un unico calcolo, 2x per 2x fa 4x quadro, c'è però il meno fuori dalla parentesi, quindi è meno 4x quadro. Poi 2x per meno 1 fa meno 2x e il meno fuori dalla parentesi lo fa diventare più 2x, va bene? A semplificare non mi sembra che si semplifichi nulla, ma non è un problema. Quindi x quadro più 3 sempre il quadrato, però ci sono dei termini simili. Questo è simile a questo, come niente, nient'altro, che queste e queste sono, come dire, rimangono così. Quindi 2x quadro meno 4x quadro fa meno 2x quadro. Riordiniamoli. Più 2x più 6, va bene? Questa qui è la nostra derivata prima. Adesso che avevamo detto? Ci dobbiamo trovare la derivata prima nel punto x con 0, perché solo se trovo la derivata prima in quel punto, come dire, ho il coefficiente angolare della retta che ci serve, vedete? È come se trovassi il coefficiente angolare di tutte queste rette parallele. Poi quando impongo il passaggio per x0 e y0 ho trovato quella che mi interessa. Quindi dobbiamo semplicemente fare, siccome x con 0, vi ricordate, lo scrivo qua a fianco, era 1, sì. Quindi abbiamo y1 di 1, che significa andare a sostituire dovunque vedo la x, 1. Quindi qui ci sarà 1 al quadrato, 1 più 3 al quadrato. Qua meno 2 per 1 al quadrato, quindi meno 2, più 2 per 1, 2, più 6. Sotto c'ho 4 al quadrato, 16. Sopra, meno 2 più 2 se ne vanno già di loro, quindi rimane 6. 6 sedicesimi che diventa 3 ottavi. Ok? Questo 3 ottavi è il nostro coefficiente angolare. Quindi a questo punto il punto ce l'abbiamo, abbiamo detto 1, 1 quarto, perché ce l'eravamo calcolati prima, x0, y0. In quella formula, come dire, in cui andiamo a scrivere, poi la riscrivo tanto, ci mettiamo un attimo, della retta tangente, diciamo, alla curva nel punto x0, y0, è questa qui. Andiamo a sostituire che abbiamo y meno un quarto uguale 3 ottavi per x meno 1. A questo punto facciamo giusto un po' di calcoli, x meno un quarto uguale 3 ottavi di x meno 3 ottavi. Qui diciamo abbiamo quasi finito, perché se vogliamo esplicitare, vediamo il libro, sì, la porta esplicitando la y, viene 3 ottavi di x, questo qui lo portiamo al secondo membro, quindi che diventa il meno un quarto passato al secondo membro diventa più un quarto, no? Si cambia di segno, meno 3 ottavi. Andiamo a sommare almeno questi due tra di loro, che abbiamo y uguale 3 ottavi di x, più, allora tra 4 e 8 il minimo comune multiplo ovviamente 8, qua viene 8 diviso 4, quello che viene per 1, quindi 2 meno 3. E quindi ci siamo quasi, y uguale 3 ottavi di x, qua rimane meno 1 ottavo. Va bene? Questo
Questa qui è l'equazione della retta, cioè di quella lì proprio che ci eravamo prefissati. Chiaramente, se conoscessimo pure l'andamento di questa curva, potremmo disegnarla in maniera precisa. Ma immaginatevi, ripeto, perché non è quello che ci interessa, che la curva sia ad esempio questa, e non lo è assolutamente. Però avremmo trovato quindi la retta tangente in quel. Quindi rivediamo un po' velocemente i passaggi. Ci dà la curva e ci dà l'ascissa del punto. Per trovare l'ordinata è semplice perché basta sostituire. Ecco, l'abbiamo fatto in questo passaggio e abbiamo il punto. Per trovare invece il coefficiente angolare della retta tangente, che dobbiamo fare? Dobbiamo trovare la derivata prima, calcolare la derivata prima nel punto di cui ci dà l'ascissa, e quello lì è la m. Una volta trovato m, dal richiamo che avevamo fatto su, insomma, cose che si fanno al terzo anno in realtà, quindi sulla geometria analitica, una retta passante per un punto che ha un certo coefficiente angolare, quindi m che chiamiamo, come è fatta? È fatta in questo modo: y meno y0 uguale m per x meno y0. Quindi una volta trovato il punto e trovata la m, perché vedete, questa è ancora la derivata prima, però quando vado a fare la derivata prima in un determinato punto, trovo il coefficiente angolare in quel punto, perché come accennavo all'inizio, se io avessi voluto calcolare in due, è chiaro che il coefficiente angolare sarebbe venuto qualcos'altro, perché avrei trovato un'altra retta, come dicevo qui, vedete, ce ne stanno un'infinità, cioè in base al punto dove mi trovo, posso trovare giustamente una retta sempre diversa. E quindi questo è insomma un po' come si svolgono questi tipi di esercizi. Se date un'occhiata anche al libro in questa pagina, l'idea è assolutamente sempre la stessa. Ci dà l'ascissa di questi punti e la curva, quindi l'ordinata la troviamo sostituendo quell'ascissa nella curva. Per trovare invece il coefficiente angolare basta fare la derivata prima e poi calcolarla in quel punto.